Maddalena Parelli al Salone Nautico, dove presenta un suo innovativo sistema di comunicazione. Maddalena lavora nel campo della comunicazione da moltissimi anni e ha anche stata nell'ufficio stampa di prestigiose aziende anche della nautica, tra cui Ferretti. Maddalena, ci racconti per cortesia che cosa sta presentando in questo momento alle imprese del Salone? Allora, dopo tanti anni di lavoro nel mondo della comunicazione come ufficio stampa e PR, ho pensato che, osservando quello che era il mercato, le trasformazioni che il mercato stava subendo in questo momento, l'esigenza da un lato di continuare a comunicare soprattutto per le piccole e medie imprese, dall'altro l'esigenza dei giornalisti, che sono quelle di recuperare velocemente il materiale, di averlo nella giusta risoluzione, si doveva inventare qualche sistema che, sfruttando la tecnologia e internet, consentisse a tutti di avere visibilità. In realtà, quando ho avuto questa idea, ho pensato che era impossibile che nel mondo nessuno ci avesse già pensato. In realtà le ricerche mi hanno confermato che invece, proprio come l'avevo pensato, non c'era ancora nessuno. Ci sono dei tentativi di far evolvere il modo di comunicare, ma in realtà nessuno aveva pensato che da un lato le aziende in autonomia potessero caricare i propri materiali e dall'altro i giornalisti potessero recuperarli, facendo però delle ricerche molto sofisticate, incrociando dei criteri di ricerca che permettessero di trovare immediatamente solo quello che cercavano, senza, diciamo, disperdersi nel mare magno. Alla fine, in sostanza, funziona come Google. In Google noi mettiamo delle parole chiave e ritroviamo tutto quello che è presente. Dentro a questa piattaforma, che si chiama The Press Cloud, ritroviamo il materiale che cerchiamo, cercando in base a determinati, appunto, criteri. In realtà io sono partita pensando al mondo della moda, perché era quello che secondo me aveva più possibilità di sfruttarlo. Però poi mi sono aperta al mondo anche del design, dell'arredamento, e poi, conoscendo bene il settore della nautica, ho pensato che forse proprio per la crisi che il settore sta subendo, forse era proprio qui che io dovevo presentare questo mio progetto, che è sicuramente un progetto digitale, innovativo, che ha, diciamo, delle buone probabilità di essere preso in considerazione, intanto perché è un sistema low cost. Chi non si può permettere di avere un ufficio stampa può trovare qua la risposta per avere visibilità immediatamente anche all'estero, perché il sito è stato concepito prima di tutto in inglese, dove si può evidenziare il fatto che se si è un'azienda, per esempio, del Made in Italy, dove si possono effettivamente inserire tutti i propri materiali, quindi creare un mini sito, ma essere direttamente rintracciabili, perché ci sono tutti i dati in estrema trasparenza. Quindi non è un lavoro che vuole scavalcare il lavoro delle PR, che devono assolutamente continuare a fare il loro lavoro, perché io, è il mio mestiere, quindi assolutamente le rispetto, ma non tutti se lo possono permettere. Quindi chi è strutturato deve usare questo sistema come fosse un altro media, quindi con un investimento che può essere veramente paragonabile a quello di una pagina pubblicitaria, neanche troppo costosa, che però permette per un anno intero di avere caricati tutti i propri materiali e tutti nel mondo li possono trovare. Io poi mi comporterò come mi comporto per un cliente singolo, in realtà lo farò per tutti, quindi continuerò a fare un'attività di pushing verso i media italiani e esteri, proponendo di volta in volta la singola azienda oppure dei temi che emergono, quindi con un taglio anche giornalistico, che emergono proprio dal raccogliere informazioni da tutto il settore.